Raccogliere istanze e bisogni del territorio per arrivare attraverso una fase di ascolto e concertazione a strutturare la strategia di sviluppo locale da candidare al nuovo avviso pubblico della Regione Puglia. Ripartono dalla Lega Navale di Trani le attività di consultazione della cittadinanza e degli attori del territorio programmate dal GAL Pontelama. Pontelama si appresta a candidarsi alla terza programmazione consecutiva, quindi i bisogni nel tempo sono cambiati, si sono evoluti, è cambiato anche il contesto, quindi questa fase nasce proprio per questo, una raccolta di bisogni e sulla base di questa fase qui poi viene strutturata la strategia e quindi quello che sarà il progetto candidato per la nuova programmazione. In realtà incrociamo i dati raccolti, bisogni raccolti sul territorio con i dati anche Istat di evoluzione della comunità stessa. Da questo incrocio nasce poi una sintesi perfetta che viene poi candidata per essere e diventare la nuova strategia di sviluppo locale. L'occasione per guardare al futuro e alle opportunità della nuova programmazione facendo tesoro degli importanti risultati raggiunti negli ultimi anni. Conserveremo le opportunità che abbiamo dato finora alle imprese private. Crediamo tanto nei microfinanziamenti che il GAL riesce a portare sul territorio, proprio perché abbiamo notato che sono da stimolo allo sviluppo imprenditoriale e abbiamo raggiunto veramente dei bellissimi risultati. Solo nella scorsa programmazione oltre 2 milioni di euro. Nella programmazione precedente abbiamo 117 progetti finanziati. Quindi la cosa importante è sicuramente continuare a supportare le imprese, a stimolare l'autoimprenditorialità, ma accanto a questo avremo progetti di sviluppo soprattutto in ambito anche turistico, quindi che incrociano il settore agroalimentare e agricolo con l'ambito propriamente della ricettività turistica, proprio in una chiave di incoming, e poi sicuramente continueremo a supportare anche i comuni in delle progettualità ben precise per le quali anche ci sarà poi un'attività concertativa.